Nello scorso episodio di Spyro Reignited Trilogy! Oh, finalmente un nome normale, finalmente. Alleluia, stay bambuccia. Stay together, my friend. Una volta, che ci credete o meno, ci sono caduto perché non trovavo l'ascensore, non sto scherzando. Ma no! A posto. Non l'hai fatto prima, ma sei un cretino. Schifi, e via, non lo so. Edward. C'è anche Edward in Hunger Games. Buddy. Sono il tuo ammiratore numero uno. Buddy. Io non mi chiamo Buddy! Qua ci sono queste pozioni animate, non chiedetemi perché, vai. Ma di che droghe si fanno i creatori di sti giochi? Il gioco dice che sono palme, però va bene. Guarda che deficiente, guardalo! Con quello scudo di ferro, con quella protezione di ferro. Sì, sono immortali le guardie però, la pistola non serve a nulla. In questo episodio di Spyro Reignited Trilogy. Ma buon salve a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono Furio Nintendo e oggi siamo tornati su Spyro 3 Reignited Trilogy per fare il nostro non mi ricordo quale episodio, scusatemi. Prima di iniziare però amici miei, come sempre, sigla! In questo episodio siamo tornati su Spyro 3 Reignited Trilogy. In questo episodio andremo avanti, quindi dirigiamoci subito nel mio livello preferito di questo gioco. Finalmente, eh? E sto parlando delle isole di cristallo, quindi entriamo subito. Eccoci qui. Benvenuti nelle isole di cristallo, il mio livello preferito di questo gioco. Poi mi sta molto simpatica anche la musica. Sentite bene. Spyro, non dirlo a nessuno, ma abbiamo rubato un po' di magia alla maga e siamo venuti a nasconderci. Sì, va bene. Comunque, vi faccio vedere l'altro personaggio, amico, perché è bellissimo. Ok, direi basta così. Questo nemico si può uccidere solo col fuoco, non chiedetemi perché. Non ha molto senso come cosa. Crepa. Ok, è morto, bene. Allora tu adesso... Ah, ecco, vedete, le incornate non possono ucciderlo. Ok, adesso nell'acqua. Perché sott'acqua, non chiedetemi perché, in questo livello ci sono... appena riesco a individuarlo, ci sono dei polpi, non chiedetemi perché. What? What the fuck? Bene, ritoffiamoci, tuffa bam bam! Adesso dov'è il polpo? Ripeto, non chiedetemi perché ci sono dei polpi in questo livello, vai. Poi anche gli alberi e tutto quanto, tipo, che cos'è? Un'ambra, tipo, sarà? Mi piace un sacco sto livello, non so perché. Inoltre ci sono anche dei bestioni. Bisogna bruciarli anche questi, dei bestioni di cristallo. Buona. Ok, qua non c'è nulla, bene, andiamo avanti. Tartarughina, poi per recuperare la vita, non chiedetemi perché, ma hanno scelto le tartarughe, no? Non capisco il motivo. Perfetto, adesso acqua, please. Perché ci sono i colpi. Bam, questo era l'ultimo? Credo di sì. Allora, tu maghetto. Ti va di vedere un trucco magico? Sì. Guarda attentamente. Come puoi vedere, non ho nulla nella manica sinistra, nulla nella manica destra. In realtà c'hai una bacchetta a forma di luna. La parola magica? Alakazam! Alakazam il Pokémon, spero. Mi sa che Alakazam impara a foca il colpo. Bene, sì, ha evocato questi enormi rubini, il che è bellissimo. Vai. Yeah. Muori bestione, non so cosa siano. Qualche... la prima volta che ci ho giocato pensavo fossero tipo una specie di mammut, non lo so. Però non hanno la proboscide, quindi non sono mammut. Grande! Dov'è il mio premio Pulitzer? E tutto questo non è ancora successo niente. Poi, qui c'è un nuovo, quindi prendiamolo prima di subito. Manny. Dunque, proseguiamo di qua. Tutta questa. Sì, va bene. Mans. Piccione. Credo che siano tipo degli orsi, non lo so. Sì, sono degli orsi. Oh.
Gemme di qua, gemme di là. Le gemme di qua e l'oro di là. Le gemme di qua e l'oro di là. Livella tutte le carte qua. Così ce la fai, sei forte oramai. Dunque, vai. Vai. Crema. No. Oddio, no, l'orso. Fra un po' di episodi faremo una de... faremo secondo me la cosa più bella di questo gioco, secondo me. Vai. Allora, ciccione. Spyro, sapevi che sono un prestigiatore dilettante di grande talento? La mia specialità è... il numero del ponte estensibile. Ma che cosa stai dicendo? Lo mostro volentieri. Vai, tieni i soldi. 1000 gemme, sto tizio brutto. Allora, vediamo. Hocus pocus magica, allora fate che il ponte si allunghi. Oh. Voglio ucciderti, non vedo l'ora di ucciderlo, guardate. No, vabbè, lasciamo perdere. Guarda che adesso di nuovo nell'acqua. Dove sono i polpi? Dov'è il polpo? Eccolo. Le gemme di qua e l'oro di là. Adesso dammi la gemma in modo che io riesca a colpire quei pipistrelli strani. Bene, brucia da morto. Questi omini di cristalli. Ah, ok, mi sa che ci siamo. È questo? No, ok. Ah, perché tra poco faremo una cosa che non è che è proprio difficile, però è un po' noiosa. Ah, ok, questo è un pochino difficile, dov'è? Questo scivolo, vai. C'è un uovo da qualche parte. Oppure ci sono solo gemme, non lo so. Vero cassa, scivola via, come una scoria, un'anomalia. Però la mia musica preferita rimarrà sempre quella del... quella ambientata in Giappone. Però la dei ninja, la fabbrica dei fuochi d'artificio. Gemme, gemme. Oh, addirittura una dei 25, bene. Vedete qua, vasetti. E ora uovo. E Lois. Non so che nome sia, vai. Dove siamo? Eccoci qui. Oh. Vai. The oil. Ora il livello non è finito, ovviamente. Ci manca ancora un bordello di roba. Qua c'è una... ci serve una chiave qui. E non mi ricordo bene dove si trova, però. Ok, adesso mi sa che lo dobbiamo fare per forza. Sì, eccoci qui. Qua c'è una sfida di Bentley. Buonasera. Vai. Buonasera, sì. In effetti, mentre sto registrando è sera, quindi. Allora, questa sfida di Bentley, come funziona? Intanto c'era qualcosa da fare in queste isole? Ah, trovare il potenziamento della gente 9, non l'avevo ancora fatto. No, a quanto pare no, non c'è niente da fare qui nell'isola di cristallo, ok. Bene. Intanto spostiamo queste casse strane, questi blocchi. Che poi sono apparsi anche in Skylanders, vai. Ok, adesso faremo sta sfida. Le gemme poi le prendiamo nel mentre. Che il mio spettacolo di magia. Ok, praticamente adesso dovremmo colpire delle talpe per Però dovremmo stare attenti perché tra poco appariranno dei maghetti che non dobbiamo colpire, perché se li colpiamo per incidente la sfida viene annullata. E già ho perso, me ne rendo conto. Non ha 19.
Dai, l'ultima. Ok. Visto, non era così difficile, però. Dimmi che non ce n'è un'altra. Ok, no, non ce ne sono, ok, più. Visto, non è che era difficilissimo, però bisognava stare attenti. Ok, adesso. Di qua, qua già abbiamo il volo quasi infinito e bisogna prendere quell'aereo. Questo me lo ricordo, perché quell'aereo, se non sbaglio, è un nuovo. Boh, intanto qua sopra ho visto già la chiave, eccola. E qua è pieno di esplosivi, quindi vai. E vai, bam. E c'è un nuovo qua sopra, Grace. Mi mancano poche gemme, mi manca solo un uovo. E l'ultimo uovo, se non sbaglio, è appunto l'aereo. Vai, scrigno, apriti sesamo. Mi sa che però non sono le ultime, no? Quante me ne mancano? Me ne mancano poche, me ne mancano 12. Oh, l'ho preso finalmente. Oh, Max, vai. Ora devo solo trovare le ultime gemme. Ah no, aspetta, io mi ricordo che qua sopra c'è un topazio. Ecco, questo vuol dire che mi manca uno smeraldo. No. Ah, eccolo, bene, fiuf. Dimmi che sei lo smeraldo, perfetto. Oh, oh, per un attimo ho pensato al peggio. Non ci ho messo troppo a trovarlo in realtà. Dai. E usciamo. Si farmi la linguascia, come ti permetti? Oh, eccolo il potenziamento, eccolo. Mi dimentico sempre di dove si trova, vai. Scusa. Bene. Molto bene, adesso possiamo andare al prossimo livello. Un attimo che mi devo un pochino curare però prima di andarci. Ok, rovina nel deserto, andiamo. Non è che è difficile sto livello da finire, però. Cioè, no, in realtà è abbastanza corto. Però andiamo. Credo. Sì, esatto, ci sono subito degli scorpioni. La musica qua non è che mi piaccia tantissimo, sinceramente. Vai, tu, mister esploratore. Cioè, tu devi essere Gas. Spyro. Gas. Mi hanno... E per far prima ti chiameremo Gas. Sei così grasso che ti chiamerò Gas. Gas. Ho detto che le hai aiutato. Va bene. Dunque, questa qui è veleno. E inoltre queste piattaforme, se ci state troppo sopra, anzi, proprio se ci state sopra, inizieranno ad affondare finché non affondano del tutto. Vai, tu. Fa male. Ci sono ancora altri scorpioni? Sì. Aglio. E ci serve subito una chiave, ma so dov'è questa chiave. Intanto prendiamo queste gemme che si trovano qua sulle mani. Poi un altro nemico, questo nemico è molto particolare. Brucerà il terreno sotto di voi, in sintesi. E si può, stavolta questo qui si può sconfiggere solamente con le incornate. Quindi bene. Cioè, bene no, ma avete capito, no? Oh no, ho fatto la diaminata del secolo. Vai. Mance. Dunque. Ok, vai, brucia. Yeah. Dammi vita. Oh, grazie mille. Posso fargli lo schianto? No, mi sa proprio di no. Lo devo per forza bruciare. Sì, questo qua però gli posso fare lo schianto, non che sia tanto utile, però ok. Questo qua è un deficiente. Il cioccolato è andato a fumare, ma può essere così deficiente. Comodo. Ma guarda che io per poco. Yeah. Entriamo in questo tempio. Oddio, no, Riccone, perché? Perché c'è Riccone? Beh, Spyro, scommetto che sei felice di vedermi. No. Ci dà il caso che io conosca la parola d'ordine per aprire la porta. Vai, 800 gemme, vai, tiè. Sparisci, schifoso. Quanto godo a vederlo così.
No, 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 c'era il tizio che bruciava, non lo sapevo. Mannaia. Crepa, please, crepa, ok. Adesso qua, se non sbaglio, c'è un'area nascosta da qualche parte. Da qualche parte? Ah sì, eccola qui. L'ho trovata. No, non che sia tanto nascosta. Ah giusto, ci sono anche qua i tizi che bruciano, bisogna guardare dall'alto. Ho capito, la bruciatura mi è arrivata fin lì, non è giusto. Ah, perché c'è un buco qui? Ah, oddio, no, me lo ricordo. Me lo ricordo sta cosa. Dai, facciamo sta cosa. Eccolo qua, è tornato Hunter. Hunter, non Hunter. Ho addestrato la mia nuova manta a trasportare l'ultimo modello di lanciamissili. Vai, bisogna attaccare degli squali in sintesi, vai. E anche distruggere un bel po' di cosette. E qua c'è anche un achievement per fare altre cose. Per distruggere determinate tipologie di alghe, un po' come nello scorso Spyro. Yeah. Che comunque ci farà un video al riguardo poi in futuro, dopo aver concluso sto gioco. Ok, 4. Posso neanche tenere premuto. Ok, ho spaccato il missile, non so come. Può andare un po' più su con la manta. Ah sì, mi sa che si può andare qui sopra addirittura. Sì. Da qui sopra forse è meglio, perché così si riesce a sparare meglio. Ovviamente. Vai, 7, l'ultima qui sotto. Bene, l'ho fregato. Bravo. Bene, grazie dell'uovo. Dell'uovo, sedi. C'è un altro? No, adesso posso prendere le uova in santa pace. Posso prendere le alghe? No, non posso. Devo riprendere per forza la manta. Ne sono rimaste però di alghe, eh? Incredibile. Ok, Hunter, mi serve la manta. Sì, bene. Adesso, non so se ho preso tutte le gemme. Fatemi controllare dall'alto. Ah, no, ecco. Poi ho perso anche un topazio, a quanto pare. Ci sono gemme qua dentro, non le avevo viste. Ripeto, sta musica non mi piace tanto, sinceramente. Adesso dov'è che si proseguiva? Di qua se non sbaglio, sì. Ok, siamo alla fine del livello, però ancora ovviamente bisogna finire. Sì, però stai calma. Mi stopina. Bene, bene. Tara. Vai, Marty. Allora, lo scorpione, tu crepi. Quanta gemme ne mancano? Me ne mancano ancora un bel po', mamma mia. Dai, per carità. Ok, vai Sheila. Ciao Spyro. Sì, ciao e addio. Cioè, per adesso è il più... Ok, ok, no. Ah no, ok, mi sta simile. Questa qui credo che sia la prova con la più simile. Quella che mi sta un po' più simpatica di lei. Ecco, l'ho detto, ma ve l'ho detto. Ok. E ora tu muori. No, non ci provare nemmeno. C'è della vita da qualche parte, ti prego. C'è della vita?
Ah, non me lo ricordavo. È vero, è quello che ho detto prima, scemo. Vai. No, 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 ok. Questa è una trollata assurda. Ho capito, Vai. Lester. Sto livello, ripeto, non mi... questi ultimi livelli, a parte quello dell'isola di cristallo e altri, non mi piacciono tanto, sinceramente. Ok. No, io non potevo fare niente. Vai. No, la sta bruciando. Vai. Non ci sono cose nascoste qui, tranquilli. Pete. Di che lo saprà. No, non è vero. Adesso giriamoci e andiamo di qua. Perché di qua poi dobbiamo trovare anche la chiave ancora dello scrigno di prima. Brucia. Vai. Un altro uovo. Quante uova abbiamo trovato finora? Nelly. Welcome to Nellyville. We're all newborns. Get a half a meal. Son. E ancora non era l'ultimo. Sei uova, mamma mia. Ecco, qua c'è la chiave, me lo ricordo. Mi sembra che ci sia la chiave. Eccola. Vai, scrigno. Ho le ultime? No. Ah, eccolo. Bisogna andare da qui, vai. E qui l'uovo, eccolo qua. Però mi mancano delle gemme, Andy. Eccolo, bene, eccolo lo smeraldo. Bene. E usciamo. Va bene amici miei, spero che questo video di Spyro 3 Reignited Trilogy vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, accettate i bei commenti sia nella mia pagina Instagram e Twitch ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete i miei video sui social. E noi furabiotti ci rivedremo